il videogioco più idiota di sempre. Pensavate che Fall Guys e Human Fall Flat fossero demenziali? Non avete ancora visto nulla. Bandit Brawler non è solo un indie sviluppato con lo stesso budget di chi va a schemicare al Mac alle 3 del mattino, ma anche un tasso di imbecillità superiore a quello di una puntata del collegio. In un mondo medievale dovremmo fare cose del tutto idiote, come saltare su tavoli e urinare sulle persone dopo avergli fatto il dito, scagliare in giro gatti e contadini inermi, malmenare guardie e prenderle a bastonate fino a trasformarle in galline, trovare ambigui tesori nascosti, giocare a dadi come in una versione tarocca di titoli più famosi, trasportare maiali e pure picchiarli. Se non sapete come buttare via il vostro denaro, questa è l'occasione che stavate cercando.